Ciao a tutti, siamo qua con il BBIT, proseguiamo nei nostri tutorial che danno una spiegazione di massima della logica di funzionamento del BBIT. Logicamente poi per approfondire l'utilizzo della macchina c'è il manuale che è esaustivo e potete anche scaricarlo da internet se volete avere informazioni preliminari. Potete andare nel sito www.m-live.com. E selezionare la pagina del BBIT. Nel precedente tutorial abbiamo visto i metodi di collegamento del BBIT al computer, che sono diversi, ve li ho spiegati, cavo di rete, wifi, eccetera. Adesso vedremo, entriamo un pochino più nel dettaglio di quello che è il funzionamento del software BBIT Manager, che gira, come sapete, su Mac e su PC. Quindi le funzionalità sono identiche nelle due piattaforme. Allora, questa è la schermata principale che ci consente di vedere tutto quello che c'è memorizzato all'interno del BBIT. Quindi abbiamo già memorizzato alcune song e possiamo da questa pagina già fare delle modifiche all'archivio. Ad esempio, possiamo cancellare una song se non vogliamo più averla nell'archivio del BBIT. E possiamo anche entrare nella pagina di modifica, diciamo di editing. Ovviamente è un editing che si limita alle impostazioni gestibili con il BBIT. Quindi l'editing sul BBIT consente innanzitutto di gestire i volumi della traccia in uscita e ci consente di gestire le uscite, quindi determinare quale sarà il canale di uscita nel pannello posteriore, quindi su quale canale andrà a finire la traccia selezionata, e possiamo anche selezionare se la traccia è in mute oppure se suona. Possiamo anche selezionare l'uscita cuffia, ovvero selezionando l'uscita cuffia, la traccia che stiamo editando potrà essere ascoltata anche tramite l'uscita cuffia. L'uscita cuffia che ha tutte le sue regolazioni sul pannello inferiore del BBIT, quindi tutte le prime tre regolazioni che riguardano backing tracks, click e line in sono le regolazioni che vengono gestite direttamente sull'uscita cuffia, che è quella che può andare ad esempio direttamente al batterista della band. Il batterista, avendo il BBIT a disposizione, potrà regolare in tempo reale il volume delle tracce della backing tracks che escono, che abbiamo selezionato appunto qui come facenti parte della famiglia di uscita cuffia, e potrà regolare il volume di quelle tracce, il volume della traccia click che entra sempre in cuffia e il volume del line in. Il line in sono questi due canali di ingresso che possono essere collegati a qualsiasi sorgente audio, come ad esempio il mixer. Se ad esempio il batterista vuole il ritorno completo di tutto il sound della sala, quindi incluso anche tutti gli altri strumenti, e vuole sentirlo in cuffia, ma ha un volume diverso rispetto alle altre parti, può gestire questo messaggio direttamente con il potenziometro line in. Quindi da qua possiamo regolare, possiamo gestire queste cose. Possiamo anche cancellare una traccia, possiamo cambiargli il nome. Ecco qua abbiamo la visualizzazione grafica di quello che è il brano che abbiamo caricato e che stiamo suonando. Qui ad esempio possiamo spostare nel tempo, sentite questa è la base che sta andando, ecco qui la base c'è il click e quant'altro. Quindi da questa posizione possiamo sentire il brano che viene, attenzione, viene suonato direttamente dal BBIT. Quindi non è il computer che sta suonando, ma è il BBIT che viene suonato dietro comando del computer. Ecco, in questo caso quindi abbiamo una situazione di editing che viene fatta dal computer, ma direttamente sul BBIT. Quindi tutte le modifiche che noi andiamo a fare qui verranno poi riprodotte pari pari in serata con il BBIT. Quindi cambieremo il volume, spostiamo delle tracce, le mettiamo in mute, eccetera. Sarà quello che noi sentiamo poi in serata con il nostro BBIT. In questa parte possono essere anche aggiunti contenuti extra, che in questo caso sono due contenuti, due tipologie di contenuti al momento. Uno è il MIDI file, quando ad esempio abbiamo una traccia che
invia sul palco a diversi device dei messaggi di cambio di programma, sistema esclusivo, control change, che possono essere utili alla performance, la traccia MIDI viene caricata in questa porzione. Questo qui sotto invece è la possibilità di caricare un file che noi abbiamo chiamato media. Media sono i file video, le immagini e nel tempo adesso stiamo preparando ad esempio il caricamento dei PDF che sono gli spartiti. Ecco, quindi questa parte qua agganciata alla backing tracks è il contorno del nostro accompagnamento musicale. Quindi abbiamo detto MIDI file, immagini, video e spartiti che verranno implementati nelle versioni che sono in uscita in questi giorni. Ecco, abbiamo visto velocemente come funziona l'editing all'interno del BitBeat Manager. Teniamo presente che le stesse cose possono essere fatte direttamente sul BitBeat. Logicamente BitBeat ha un display molto più piccolo, quindi l'ergonomia sarà un pochino più articolata, ma ciò non toglie che noi in serata, se c'è qualcosa che non ci convince, possiamo andare a fare delle modifiche, possiamo cancellare delle tracce, modificare le uscite, fare più o meno tutto quello che si fa qui sopra. E quindi diciamo che la gestione live è del tutto simile a quella che abbiamo poi a casa in studio. Ora, questa quindi è la parte di editing della song. Andiamo a vedere invece come funziona il caricamento dei file musicali all'interno del BitBeat. Operazione estremamente semplice. Innanzitutto, le tipologie di file che possono essere caricate sul BitBeat. Qui abbiamo diverse aree dove possiamo scegliere dove caricare i nostri file. Diciamo così, il formato principale del BitBeat noi l'abbiamo nominato Audio Project. Sono progetti audio, si tratta di file musicali che comprendono più tracce, quindi un progetto multitraccia. Il numero massimo di tracce è 16 tracce mono che possono essere gestite dal BitBeat. Quindi attraverso questo tasto possiamo creare un nuovo progetto audio. Qui invece qui sotto abbiamo delle funzioni che ci permettono di caricare direttamente file come ad esempio i file stems. Qui possiamo caricare direttamente dei file MP3 oppure formati WAV, quindi file che sono già, diciamo così, belli e pronti perché sono formati stereo genericamente e che andranno a costituire un nuovo file audio. Ecco, il formato più complesso è quindi quello dell'Audio Project che si carica premendo questo tasto. Ecco, qui sopra vedete tutto quello che costituisce un progetto audio, ovvero le tracce audio, i media, quindi potrebbero esserci dei video, e i file in formato MIDI. Come faccio a trasferirli? Ecco, innanzitutto teniamo presente che i file, le backing tracks audio verranno chiaramente costruite dal musicista tramite un software come può essere Cubase o altre DAW che sono sul mercato che ci permettono di eseguire delle registrazioni, quindi di registrare e di produrre le nostre tracce audio. Oppure le backing tracks possono essere acquistate ad esempio all'interno del sito di MLive Song Service, che fornisce una vasta biblioteca di basi musicali in formato multitraccia, logicamente di brani musicali editi. Una volta che noi abbiamo creato con la nostra DAW il progetto audio, quindi faremo l'estrazione delle varie tracce audio. Andremo a mettere queste tracce audio dentro una cartella, come ad esempio abbiamo fatto noi qua, abbiamo creato un progetto audio di una song che si intitola Wild World, un brano edito molto famoso. Qui dentro ci sono tutte le tracce che compongono il progetto, c'è anche un video che compone, che diciamo suona, che viene riprodotto insieme alla musica. Prendiamo questa cartella e la trasciniamo semplicemente su quella porzione. Ecco, a questo punto il BitBeat Manager mi fa vedere, mi mostra quali sono le tracce che io ho registrato per quel progetto, quindi ho la traccia di basso, una chitarra acustica, una traccia di coro, il click con il count in, la drums, un lead vocal, piano, strings. Ecco, questo è un progetto molto completo, una base musicale completa, ma logicamente possono essere anche più semplici. Quindi
Qui abbiamo 8 tracce stereo che quindi vanno a completare la possibilità del bip bip. Inoltre, qui sopra mi viene segnalato che c'è anche un video. Quindi ho precedentemente sincronizzato un video o editato un video che verrà trasmesso al TV tramite l'uscita HDMI, poi vediamo come. Diciamo che la parte di immagine, la parte video è sincronizzata alla musica e ovviamente BBeat riproduce in sincrono questo progetto. A questo punto io ho visto quelle che sono le tracce che devo scaricare, BBeat automaticamente mi mette il nome a questo progetto audio. La cosa molto semplice, lancio il trasferimento, quindi attraverso il tasto Transfer to BBeat, e inizia il trasferimento, che ovviamente dipende dalla velocità di trasferimento, dipende da diversi fattori. Dipende ad esempio dalla modalità di collegamento, se sono collegato in diretta con il computer oppure se utilizzo la penna wifi. Dipende logicamente dalla dimensione del file, dalla dimensione dei video. Quindi diciamo che comunque è un progetto, mediamente nel giro di pochi minuti viene trasferito direttamente sul BBit. Abbiamo completato il trasferimento del backing tracks di Wild World all'interno del BBit. Adesso la base è memorizzata su BBit. Qua, come vi dicevo prima, abbiamo comunque la possibilità di visualizzare anche a schermo intero, ovviamente, tutta la backing tracks. Possiamo suonarla. Logicamente, come dicevo prima, è sempre il BBit che suona, quindi dovrà essere collegato come lo è adesso all'impianto che stiamo usando. Come sentite ho le varie tracce, posso mettere in mute le tracce ad esempio che non mi servono, in solo ad esempio in questo momento ho messo in solo il click, oppure lo posso azzittire, possiamo modificare il volume, vedete ad esempio mi posiziono su un volume più basso oppure ancora più basso, ecco. Posso modificare le uscite, quindi in questo momento sta uscendo sull'out 2, potrei modificare il canale di uscita. Ecco, tra l'altro una cosa importante è che il BBit riconosce automaticamente la traccia click, quindi noi per default possiamo assegnare il click a un'uscita predefinita, che sarà sempre quella, ad esempio l'uscita 6, no? Quindi in questo caso ogni backing tracks che noi carichiamo, BBit, il software, riconoscerà la traccia di click e la destinerà in maniera automatica all'uscita 6. Ecco, in questo caso abbiamo visto che insomma possiamo fare queste modifiche all'interno della base. Le modifiche sono immediatamente memorizzate all'interno del BBit. Ecco, allora abbiamo caricato il nuovo brano musicale, quindi Wild World, che è un brano con 8 tracce stereo, un video sincronizzato. Ora possiamo verificare come poi durante la serata il BBit si comporta, quindi a questo punto possiamo automaticamente staccarlo dal computer, lo stacchiamo, il cavo è stato staccato, il BBit a questo punto è indipendente, quindi lavora autonomamente dal computer. Un'altra cosa che possiamo fare è collegare il cavo HDMI al video che è stato collegato. E selezioniamo attraverso il dial la canzone che vogliamo suonare. Ecco, vedete che il computer in questo caso mi ha rilevato il BBit, invece il computer al quale era collegato con il software BBit Manager si è disconnesso automaticamente. Ecco, diciamo che siamo in serata, abbiamo collegato solo il left e right allo stereo. Selezioniamo la canzone, premiamo play e parte con il video che in questo caso abbiamo associato e il nostro backing tracks. Così come l'abbiamo editato, quindi avevamo abbassato il click e tutto il resto. Ecco, questo è un po' il funzionamento del BBit. Come vedete è molto semplice. Nel prossimo tutorial affronteremo la costruzione delle playlist e degli show, che è un'altra delle caratteristiche importanti del BBit. Lo show ci consente di organizzare una serata o una porzione della nostra serata nel dettaglio, quindi scegliendo i video di sottofondo, scegliendo le pause tra un brano e l'altro, insomma, un modo molto carino di costruire le playlist studiato appositamente per il BBit.
Bene, un saluto da MLive, ciao a tutti.